Sono convinto che qualche cosa bisognerà fare e se c'è un provvedimento alla Camera e al Senato fermo lì è il caso di prenderlo fuori immediatamente per la Sandra adesso com'è andata, ma per le donne domani. Io mi auguro che questa riflessione tutti siano in condizioni di farla. La Stefania, voglio dire, me l'aveva già accennato di questa cosa, la sorella, però io non ero in condizione forse di dargli l'aiuto che sarebbe stato necessario se fossi stato capace di capire che si intraprendeva una cosa del genere. L'atteggiamento da parte mia poteva essere quello anche di poter intervenire, però c'erano tanti soggetti che potevano e dovevano intervenire. Sono venuta qua perché credo che sia opportuno salutare Alessandra e dare testimonianza di noi donne qui presenti, per testimoniare appunto il nostro respingere la violenza contro le donne e il femminicidio. Sincera, buona di cuore, fantastica, guai chi me la tocca. Dobbiamo rispondere a questo ennesimo atto di violenza contro le donne nel nostro paese con l'impegno di chi vuole che le leggi vengano applicate innanzitutto, che le leggi vengano rafforzate, perché questa donna come altre ha denunciato e prima ancora di denunciare ha segnalato ed è passato troppo tempo da quando c'è stata questa segnalazione a quando purtroppo le istituzioni si sono mosse. Poi con i se e con i ma, come sappiamo, ci facciamo poco, soprattutto quando una persona perde la vita, ma nel nostro paese non è possibile che ogni giorno centinaia di donne vengano dagli uomini considerate degli oggetti, vengano messe in situazioni di difficoltà, dal punto di vista economico vengano ricattate, vengano colpite e poi anche uccise. È anche una questione che riguarda la coscienza degli uomini, il nostro è un sistema purtroppo ancora basato sul dominio degli uomini sulle donne. E questa cosa noi ci dobbiamo ribellare. Bologna si vuole ribellare a questa cosa e lavoreremo ogni giorno per questo. E occorre però che il prossimo Parlamento si assuma delle responsabilità, perché il codice rosso è stato istituito, ma ancora troppo tempo passa tra quando le segnalazioni ci sono a quando le istituzioni proteggono le donne.